Salve a tutti ragazzi e ragazze, sono ZWLX ed oggi sono qui con un nuovo video in cui cercherò di darvi delle prove che prima o poi GTA 6 uscirà. Quindi in parole povere, in questo video cercherò di farvi vedere che GTA 6 è confermato e che prima o poi uscirà, parlandovi di nuove informazioni sempre su GTA 6 come anche altri giochi tipo Red Dead Redemption confermati dalla Rockstar in questo articolo di una fonte veramente molto sicura, di un giornale che viene ufficialmente venduto in Gran Bretagna. Prima di cominciare vi ricordo di lasciare un piace perché ci vogliono sempre scondi, lasciate un piace alla pagina Facebook, la trovate nella descrizione di questo video, inoltre iscrivetevi se non ancora fatto per altri contenuti. Purtroppo devo cominciare a parlare della notizia dicendovi che il gioco è appena partito in produzione, quindi questo significa che vedremo GTA 6 solamente fra tantissimo tempo, e questo ci fa capire che sarà un gioco veramente enorme, un gioco potentissimo, dato che uscirà fra un bel po'. Recentemente la Take-Two Interactive, ovvero l'azienda che comanda la Rockstar e la CEO Take-Two, hanno fatto una riunione. Uno dei membri della Take-Two CEO ha risposto alla domanda che si fanno molte persone nel mercato: perché non fate uscire almeno una volta l'anno i vostri grandi titoli appartenenti alle saghe considerati capolavori da tutti? E la Take-Two CEO ha risposto che i giochi non sportivi vengono più venduti se hanno una maggiore attesa, magari pubblicando un trailer di quel gioco o cose simili come anche anteprime, e una migliore lavorazione, dato che essi vogliono il gioco con la miglior qualità nel mercato in assoluto. E questo non è possibile se il gioco dovesse venire creato ogni anno, praticamente è impossibile. Infine, sempre rispondendo a questa domanda, ha parlato qualcosa riguardo un titolo A e un titolo B, e ciò significa che la Rockstar sta lavorando a due titoli, e quindi molto probabilmente questi sono Red Dead Redemption 2, o meglio 2, e GTA 6, dato che nelle loro saghe il loro episodio successivo non è uscito da molto tempo, da troppo tempo insomma, dato che l'episodio successivo delle loro saghe non sta uscendo da veramente tanti anni. Andiamo al punto del video, ecco l'intervista completa. Zelnick ci dice che i loro marchi di gioco sono sempre stati potenti a livello economico, e questo è uno dei tanti motivi per la quale Zelnick ci assicura che entrambe le saghe non spariranno mai completamente, in quanto GTA viene sempre creato con una qualità straordinaria nel mondo dei videogiochi ed è il gioco più venduto, e ha anche nominato altre saghe che non spariranno mai, come ovviamente Red Dead, Borderlands e NBA, nonostante comunque sia gli ultimi due siano di qualità minore rispetto ai primi due. Sicuramente l'azienda si concentrerà a mantenere permanentemente i marchi di GTA e Red Dead, in quanto anche solo l'intera saga di GTA riesce a vendere almeno 100 milioni di dollari l'anno, ed uno dei motivi per la quale non faranno un'espansione sul single player di GTA 5 è semplicemente perché su GTA Online riescono a farci molto più profitto dalle shortcuts, in quanto il single player non ha opzioni per acquistare qualcosa con i soldi veri. E molto probabilmente anche per questo fatto GTA 6 sarà quasi sicuramente concentrato più sul multiplayer che sul single player. Se accadrà però sarà allo stesso tempo una mossa veramente molto rischiosa che potrebbe mettere in dubbio la qualità di questo gioco e la qualità della saga. Quindi da questa intervista possiamo capire che sicuramente uscirà in un punto qualsiasi degli anni che ovviamente dovranno arrivare GTA 6 o Red Dead Redemption 2. Inoltre la Rockstar ha anche comunicato che in questo momento sta lavorando a due titoli, che però non ha comunicato quali sono precisamente. Quindi niente ragazzi, GTA 6 è stato confermato e prima o poi uscirà, come anche Red Dead Redemption 2, in quanto sono saghe che hanno portato un sacco di soldi alla Rockstar. Detto questo, per farlo non si piace, ci vuole solo secondo cliccare quel bottone blu, lasciate un piace alla pagina Facebook, la trovate nella descrizione di questo video, inoltre iscrivetevi al canale se non ancora fatto per altri contenuti. Da ZWLX è tutto e ci sentiamo al prossimo video. Davide come sta? Me lo hai mai chiesto? Chiama un'ambulanza, frate, fai presto. Che il sogno che avevo non è mai questo. Mi sveglia, mi prende a calcio e poi mi...